spiegare i comandi principali di una Fiat Panda. Abbiamo sempre il telecomando con il clip apertura e chiusa la porta. Entriamo dentro la macchina. Subito partiamo con i comandi delle luci, dove troviamo la leva sulla sinistra dietro al volante, dove abbiamo il primo scatto che sono le luci di posizione. Considerando che Panda, come tutte le vetture, hanno le luci diurne, le vecchie luci di posizione accese, quindi in questo caso girando la monopolina accendiamo gli anabbaglianti. Per gli abbaglianti fissi tiriamo la leva tutta avanti, li mettiamo, ritiriamo la leva tutta avanti per toglierli e poi abbiamo il classico lampeggio. Sulla leva alla destra del volante dietro abbiamo i comandi dei tergicristalli, dove abbiamo l'impulso anteriore. Le velocità sono con gli scatti 1, 2 e 3 velocità, acqua davanti, tiro la leva in avanti, per la spazzola di dietro giro la manopola, questa sezione di manopola verso così e aziono la spazzola. Se volessi dare l'acqua spingo la manopola indietro. Parte climatizzatore radio, abbiamo i comandi dove abbiamo la rotellina, la manopolina della velocità della ventola, ricircolo dell'aria o aria dall'esterno, posizionamento di fuoriuscita dell'aria, dove voglio far uscire l'aria all'interno dell'abitacolo, e la regolazione della temperatura, fredda o calda. Se volessi accendere il climatizzatore, di cui Panda è dotata già di serie, basta premere sul tasto della velocità della ventola il pulsante e si accende la spia. Facciamo vedere. Così acceso il climatizzatore, ripremendo lo spengo. All'interno del quadro strumenti troviamo il cluster dove mi dà tutte le informazioni del computerino di bordo, dove mi dà ovviamente temperatura dell'acqua, livello di carburante in basso. Poi abbiamo, premendo il pulsante sulla leva di destra, troviamo anche tutto ciò che sono i consumi medi istantanei della vettura. Per quanto riguarda la radio, l'accendo con il pulsante qui, ho la manopola di regolazione del volume, ricerca delle frequenze avanti o indietro. Se voglio memorizzare, avendo la radio, tre posizioni in FM, posso memorizzare i canali tenendo premuto il numero del canale dove voglio memorizzare, dopodiché ho il bip di conferma e così via. Vado avanti nella ricerca di un'altra frequenza, ripremo di nuovo un altro canale e così via, memorizzo. Nella radio, attualmente su Panda, abbiamo anche la presa USB esterna dove posso collegare un dispositivo MP3 in modo tale da poter sentire, visto che non ha più la sezione per i CD, posso prendere la fonte musicale dall'MP3. In basso qui alla radio troviamo i comandi del City. Il City è il dispositivo per alleggerire il volante durante le fasi di manovre, quindi ha un servosterzo un po' più, un volante un po' più leggero. I tasti sotto e sopra per regolare l'assetto dei fari. Il tasto set, dove premendolo mi vado a configurare tutto ciò che è la radio. Le luci d'emergenza. In questo caso la macchina non è dotata di fendinebbia, quindi qui ho soltanto il tasto del retronebbia, l'1.8 termico posteriore e il tasto per disattivare lo start e stop, che ricorda la funzione che fa spegnere la macchina nel traffico per cercare di risparmiare carburante e per inquinare di meno. Sempre in basso, sotto al comando del climatizzatore, abbiamo i comandi dei vetri elettrici, lato guida e lato passeggero. In più al centro ho il tasto per disattivare la SR, che è il controllo di stabilità dell'auto. Sul tunnel centrale, davanti al freno a mano, trovo una presa 12V dove volendo posso mettere a caricare il mio cellulare. Passiamo nella parte posteriore. Dove trovo il mio bagagliaio. Sotto al pannello abbiamo il kit di gonfiaggio ruota, oppure nel caso in cui il cliente lo volesse come optional troveremo la ruota di scorta. Sedile abbattibile, in questo caso non è sdoppiato, quindi è panca unica, però è comunque abbattibile.
per quanto riguarda il rifornimento, apro lo sportellino, trovo il mio tappo del carburante dove non c'è nessun tappo a chiusura, quindi basta inserire la pistola della benzina, in questo caso perché la vettura è benzina. Inserendo la pistola automaticamente si apre il cassettino e posso fare il rifornimento. Per il momento è tutto, vi ringrazio e buona giornata.